parlato del senso della vita. La vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà un senso, sempre che noi la lasciamo parlare, perché prima dei poeti parla la vita, dobbiamo ascoltarla la vita. Il poeta soffre molto di più, però ha una dignità che non lo dà, non si difende neanche alle volte. È bello accettare anche il male. Una delle prerogative del poeta, che anche è stata la mia, è non discutere mai da che parte venisse il male. L'ho accettato e è diventato un vestito incandescente, è diventato poesia. Ecco il cambiamento della materia che diventa fuoco, fuoco d'amore per gli altri, anche per chi ti ha insultato. Yeah.